Gli Stokes non hanno fatto l'intervista oggi contro i Mojitos, però concedo la parola di Giovanni. Concedo la parola di Giovanni perché ha commentato la partita. Poi è l'ex e poi li conosci bene, gli Stokes, quindi. Vuoi dire qualcosa sulla loro prestazione, no, di oggi? Soprattutto è fratello di uno degli Stokes. No. Che puntiglioso, allora, questo parente. Il problema degli Stokes è soltanto lo so, un difensore che è scosso, non si può, lo so, ma di chi stai parlando? Di Rizzo? Di Rizzo, Cambry? Rizzo mi ha fatto toccare una passata, ha preso l'incrocio dei pali. È l'unico problema, è lui che è finalmente squalificato. Infatti Cilano non ha come vincere la partita. Ah, è squalificato. Io faccio gli auguri a Pellegrino di vittoria. Oggi è uomo in campo, migliore in campo. Migliore in campo come sempre, 4 gol di Pellegrino. E il derby gli ha fatto... C'era anche KPB27 che ha più c'eravamo. Ha fatto una partita abbastanza singolarmente Bing Bang Boateng. Paracino da un occhio non ci vedeva, però tra l'altro ti invito poi ai tornei a casa Paracino a FIFA, però è incredibile, si gioca benissimo, io segno solo con palla di gioco. Pellegrino ha fatto bene il derby. E io fortissimo. Gli ha fatto bene il derby. Minchia, ma Pellegrino è un fenomeno, io ho sempre stimato da tanto tempo. Infatti ora penso che senza Gianmarco non hanno come perdere. Pensa che fanno 4,1. Vai, vai, ha segnato anche lui. Quindi... Beh, oggi Kite come ha giocato? Scandaloso. Io annuncio, non si può dire, ma io dico che metterò 0 in budget. Io ho fatto il videocommento, 0. Ha detto qualcosa di particolare oggi a Kite? Ha detto qualcosa in particolare? No, Kite di Giovanni. Vabbè. Allora, ringraziamo di Giovanni per l'intervista agli Stokes e ci vediamo sabato. Però. Forza, vabbè, ciao. Stecchini, ti vedo un po' con la mare in bocca perché questo pareggio è arrivato all'ultimo. Ce la certo. Siamo mangiata la partita. Vincevamo 5-4, all'ultimo minuto hanno fatto il gol, non mi ricordo chi è stato, da Torre, 5-5. Comunque bisogna dire una cosa. Noi nel secondo tempo abbiamo fatto 3 tiri, 3 gol. Loro nel secondo tempo hanno fatto 40 tiri, 4 gol. Cosa vorresti insinuare? Voglio insinuare che noi in difesa dobbiamo migliorare molto. Perché oggi non ci siamo stati completamente. Peppe Leone diceva le comiche. Ed è vero, abbiamo fatto oggi in difesa le comiche. Oggi mancava Bellotti, magari forse mancava con lui. Mancava Bellotti e mi schienava un'ernia a quanto pare. Sta venendo forse un'ernia. E quindi vedremo fino a quando dobbiamo dosarlo. Perché ultimamente non ha potuto venire. Chissà se verrà la prossima giornata. Spero di sì, perché serve Bellotti, perché in difesa non è che non siamo andati male, però troppi errori, troppi passaggi sbagliati, errori del tipo sbagliare qualche cosa, lasciare uno solo in contropiede. Purtroppo, capito, vabbè, questa partita andò così. Prossimo turno, All in. Questi... Poi giusto mi mettete gli All in alle 19, quando poi io sono allo stadio, che c'ho Palermo-Milan. Non è che sappiamo che tu sei allo stadio. Ma perché, dico, perché? Non c'è motivo. E come farà allora? Come farò? I salti mortali. Vengo alle 19 e poi vado allo stadio alle 20:45. Beh, a parte questo, comunque, dovrebbe essere, diciamo, si cercherà comunque di rimediare agli errori difensivi. Non solo questo, e poi voglio portarmi pure a casa i 3 punti, voglio vincerla, oltre a rimediare gli errori difensivi, voglio vincerla, perché oggi fu la mano in bocca, perché non meritavamo di vincere, vincevamo fino all'ultimo minuto e poi abbiamo pareggiato. Complimenti a loro perché hanno fatto una gran bella partita tutti quanti e sono meritati il pareggio, perché noi non lo meritavamo a mio avviso. Però alla fine complimenti a loro che ci hanno creduto fino alla fine e sono riusciti a agguantare questo pareggio che se lo meritavano appieno. Va bene Giulio, può bastare qui, ci vediamo allora sabato prossimo. Grazie, ciao.